Ciao, buongiorno e ben ritrovata sul mio canale YouTube. Ho deciso di iniziare la settimana con un tema, oserei dire, piuttosto scottante. È un tema che spesso e volentieri le donne tendono ad allontanare perché dietro questa parola c'è veramente nascosto un mondo. Sto parlando dell'autostima. Quante volte ti è capitato di dire: Madonna, ho l'autostima sotto i piedi? Io spesso, quando lavoro con le mie clienti, tratto questo tema da tantissimi punti di vista e mi accorgo che il connotato, quindi l'elemento che accomuna un po' tutte, è che quando si parla di autostima, inizia veramente a arrivare un senso di pesantezza, di difficile gestione. E quindi, siccome io nei miei video voglio parlarti di leggerezza, oggi ho proprio intenzione di condividere alcuni passaggi che io reputo fondamentali per poter migliorare la propria autostima e per poterla soprattutto vivere con leggerezza. Allora, prima di tutto, un elemento fondamentale: consapevolezza. La consapevolezza è la capacità di essere presente a te stessa in qualsiasi momento. Certo, dire in qualsiasi momento è un grande impegno perché è difficile che si riesca ad essere veramente consapevoli e presenti in ogni istante. Certo è che se non ci si pone nemmeno l'obiettivo e l'intento di farlo, allora, ciao. Quindi la consapevolezza è fondamentale perché quando parli di autostima parli veramente di una parola che include un'infinità di sfumature. E quindi, tanto più tu riesci ad essere consapevole degli aspetti che per te sono difficoltosi, tanto più eviterai di dire ho un'autostima bassa. Perché in quel modo stai includendo tutto e di fatto non è così. E in realtà facendo questo ti stai condizionando e convincendo del fatto di avere davvero un'autostima bassa. Ma in realtà qual è la parte che soffri maggiormente? Soprattutto qual è la parte a cui pensi quando dici ho un'autostima bassa? Mancanza di fiducia? Mancanza di sicurezza? Ti svaluti quando sei in relazione a qualcun altro? Quale aspetto dell'autostima a tuo avviso è più carente in te? Questo è fondamentale davvero per non coinvolgere tutto quando in realtà magari su certi aspetti sei anche ben piazzata. Quindi il primo elemento è consapevolezza. Cerca di essere il più possibile consapevole per identificare quali sono le sfumature dell'autostima che dal tuo punto di vista necessitano miglioramenti. Secondo elemento, responsabilità. Eh sì, lo so, me la senti pronunciare spesso questa parola, lo so, la responsabilità è la chiave di tutto. Quindi responsabilità perché? Perché se anche tu identifichi qual è l'elemento che in te è più carente in termini di autostima, poi non esiste la bacchetta magica o la fatina che arriva e fa: ecco, ti dono l'elemento mancante. No, quindi una volta identificato, quello che serve è: ok, mi attivo per poter fare qualcosa rispetto a questa mancanza, quindi per poter rimpolpare ciò che sento che mi manca. E qui c'è bisogno della tua intenzione, della tua volontà, della tua voglia di agire, della tua voglia di intervenire per colmare quell'aspetto. È fondamentale, fondamentale. Quindi, una volta che hai identificato, chiediti anche che cosa posso fare per migliorare questo mio aspetto. Terzo elemento, prenditi cura di te. Una pratica, o meglio, un tempo da dedicare alla tua cura è fondamentale, nel senso che se non ti dedichi spazio
spazi di nessun genere, né per, non lo so, curare il tuo abbigliamento, curare la tua estetica, curare la tua spiritualità, dedicarti alla meditazione, fare yoga, andare in natura e passeggiare, qualsiasi cosa sia, è chiaro che la tua autostima ne risentirà, perché di fatto tu per prima stai decidendo che non è utile per te dedicarti del tempo prezioso per la tua crescita, di qualunque essa si tratti. Quindi è irrilevante davvero pensare, stai pensando di più al corpo, alla mente, allo spirito, è irrilevante. Parti con il definire un momento all'interno della giornata di cura per te stessa. Può essere anche davvero, arrivo a casa la sera e vado in bagno e faccio un pediluvio. Può essere anche semplicemente questo. E il fatto di scegliere che all'interno della giornata tu ti dedichi un momento di cura, pescando anche una carta di ispirazione, è sinonimo del fatto che tu stai pensando a te stessa e già solo in quel modo sei centrata su di te. E stai parlando di autostima, ok? Quindi un elemento fondamentale è decidi di prenderti cura di te. Non dire prima o poi passerà, prima o poi migliorerà, arriveranno momenti migliori. Ma no, queste cose vanno affrontate. Se c'è una difficoltà in quello, non aspettare che arrivi la soluzione dal cielo. Scegli di attivarti in qualche modo. Per cui il terzo elemento che ti consiglio è proprio prenditi uno spazio tuo tutti i giorni, puoi partire con 3 volte alla settimana se non sei abituato a farlo, ma fallo. Quarto elemento racchiuso qua dentro, l'arce, fiori di Bach per migliorare l'autostima. Allora, in che senso? Nel senso che l'arce interviene soprattutto quando senti che la tua autostima è carente dal punto di vista del confronto con qualcun altro, cioè ogni volta che ti metti in paragone, in confronto con qualcuno, ne ti senti perdente. Quindi ti svaluti, non vali nulla, lei è migliore, lei è più bella, lei sa fare quello. Il confronto non è mai nutriente se fatto in questo modo. Il confronto può servire nella misura in cui prendi stimolo da una persona per migliorare quel tuo aspetto. In ogni caso, l'arce è un fiore di Bach fenomenale per riarmonizzare questo aspetto. Quindi puoi scegliere di utilizzarlo sia a livello fisico e quindi inserendolo all'interno del mezzo litro di acqua e bevendo il mezzo litro durante la giornata, sia a livello più emozionale e quindi creandoti una boccetta da 30 ml con questo fiore. Ok, autostima, 4 punti, consapevolezza, responsabilità, cura, fiori di Bach, l'arce. Ora, buon lavoro, metti in pratica, inizia a mettere in pratica uno di questi 4 elementi. Poi vieni qui nei commenti, fammi sapere com'è andata. Se hai dubbi e perplessità, scrivimi, sarò felice di risponderti. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!